Kosovo, questa terra al centro dei Balcani che è stata molto spesso centro però di aspre dispute, di vere e proprie guerre non solo nell'area balcanica ma soprattutto per le ripercussioni che queste dispute in questa area hanno avuto anche al di là dell'Europa, al di là delle stesse zone riferite ai Balcani. Ma il Kosovo innanzitutto, ci chiediamo oggi e cercheremo di capirlo insieme, si tratta ancora di una provincia autonoma della Serbia oppure si tratta di una nazione, di uno Stato indipendente? La questione è di stretta attualità a livello di politica internazionale, non solo all'interno dell'Unione Europea ma anche a livello dell'ONU. Ricordiamo ancora che esiste una risoluzione specifica dell'ONU, la 1244 del 1999, che riconosce ancora il Kosovo come una repubblica autonoma all'interno della Serbia. Quindi cerchiamo di capire insieme che cosa avviene in questa storia, in questa fetta di storia contemporanea di cui il Kosovo diviene una sorta di protagonista, anche in prospettiva futura. Il Kosovo, per riuscire a capire la questione, bisogna fare però un salto indietro nel tempo. Il Kosovo è il proprio nome, si chiama Kosovo Polje, più o meno in lingua serba significa qualcosa come il campo dei merli. Questo perché in una battaglia avvenuta nel 1389 i serbi fecero l'ultimo estenuante tentativo di riuscire a far fronte all'avanzata dei turchi ottomani che provenivano da sud per invadere la penisola balcanica, ma purtroppo non riuscendo a fermarli. Furono però uccisi tantissimi serbi in questa battaglia e i serbi sentirono loro come una parte della loro storia, della loro storia e mitologia nello stesso momento, quest'area appartenente a loro. Ma sul fatto che se il Kosovo sia o meno una proprietà assoluta dei serbi, forse la storia può insegnarci qualcosa. Cominciamo a vedere le prime parti di questo focus. Proprio intorno al 900, al 1000 più o meno della nostra era, quindi dopo Cristo, cominciarono le prime migrazioni che da nord, dal sud della Polonia, arrivarono in questa area balcanica ed erano appunto i serbi, erano gli sloveni, erano i croati. Ad est si avvicinarono i bulgari col loro impero, mentre invece da sud-est cominciarono ad invadere la zona oggi chiamata Kosovo dall'etnia illirica che poi i bizantini successivamente ed i bulgari battezzarono col nome di albanesi. Ed è qui che comincia una sorta di storia moderna del Kosovo, un Kosovo che fece parte sempre di un protettorato serbo, anche se la Serbia all'epoca era divisa in più principati. Questo diciamo un po' fino alla fine dell'impero bizantino. Poi c'è stata l'avanzata dell'impero ottomano che cominciò a cambiare le carte in tavola senza mai voler cedere nulla al Kosovo. Uno dei punti importanti della storia kosovara per capire quelle che sono le sfaccettature politiche odierne di quest'area viene dalla vigilia della Prima Guerra Mondiale, una vigilia abbastanza difficile per il Kosovo perché la Serbia aveva avuto la possibilità di avere degli appoggi internazionali per riuscire a dare una semi-autonomia di controllo alla Macedonia, altra nazione ex jugoslava, e successivamente al Montenegro e allo stesso Kosovo. Ma il Kosovo era in qualche modo incorporato, seppure ormai già dall'epoca della fine dell'impero ottomano, quindi proprio intorno al 1910-1912, la zona del Kosovo odierna era abitata per il 60% dagli illirici, quindi dalla gente di etnia albanese, rispetto ai locali che erano serbi. Effettivamente l'occupazione serba fu ottenuta a seguito di grandi massacri ai danni della maggioranza della popolazione che, come abbiamo detto, erano albanesi. Ma un altro punto focale della storia di quest'area viene proprio nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando nel 1941 la Serbia fu
in qualche modo annessa all'impero tedesco, quindi ai tedeschi che avevano invaso un po' tutta l'area balcanica, e una parte dell'odierno Kosovo, essendo legata all'Albania, rientrò addirittura nell'occupazione italiana. Successivamente, addirittura, i tedeschi ne fecero piazza pulita di numerosi kosovari proprio nell'opera di pacificazione durante il loro cruento ritiro nei periodi difficili della fase finale della Seconda Guerra Mondiale. Con la liberazione però dell'Albania, ad opera di Fadil Hoxha, proprio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il Kosovo entrò a far parte ufficialmente della nascente Repubblica Jugoslava. La Jugoslavia, appunto dalla lingua serba, la città, l'area dedicata a tutti gli slavi, che fu sostanzialmente fondata dal maresciallo Tito, era imperniata però su determinate stati, nazioni, appunto la Slovenia, la Bosnia, la Serbia, la Croazia, il Montenegro e la Macedonia, che avevano addirittura diritto di secessione in questo nuovo stato federale tenuto insieme dai militari. Il Kosovo era guardato con un po' di autonomia, ma era comunque considerato serbo, seppure ancora una volta, pure nei nostri anni 40-50, il Kosovo fosse abitato da una maggioranza nettamente albanese. Quest'area così contesa fra il nord, la parte più ricca di un paese sostanzialmente povero, quale il Kosovo, una parte più ricca perché mineraria, cominciò ad entrare ancora di più nell'opinione internazionale per quegli istinti indipendentisti che alla fine dell'Unione della Jugoslavia, in sostanza alla morte del maresciallo Tito, cominciò a far sentire il suo impeto di disgregazione completa sotto l'aspetto politico, che portò appunto alla indipendenza della Slovenia, della Croazia, alla cruenta guerra della Bosnia. Quindi un po' tutto era in grande movimento e il Kosovo, abitato all'epoca ancora una volta in maggioranza dagli albanesi, cominciò a pensare ad una sorta di autonomia sempre di più, naturalmente cominciando con la politica, iniziando a creare una sorta di lega dell'autonomia kosovara, a crearsi praticamente un proprio parlamento e un proprio presidente, Ibrahim Rugova. Ma una vera e propria dichiarazione dell'allora premier serbo Milošević fu davvero alla base di una disgregazione di un paese intero. Sentiamo. Sembrano lontani i giorni in cui Milošević poteva lanciare la sfida nazionalista contro l'etnia albanese del Kosovo. Sono trascorsi 21 anni da queste immagini, con l'entusiasmo della folla, le parole rivolte ai serbi: in Kosovo nessuno vi perseguiterà più. Il Kosovo, 10% popolazione serba, 90% albanese, ma per i serbi la culla della civiltà. 1990, la maggioranza albanese del Kosovo dichiara l'indipendenza dalla Serbia e Rugova diventa nel 92 presidente dell'autoproclamata Repubblica del Kosovo. Inizia il conflitto e la persecuzione etnica da parte degli uomini di Milošević. Un conflitto che si aggiunge ai tanti fuochi che incendiano i Balcani, ma gli occhi del mondo sono puntati sulla piccola